Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vi mostreremo il topolino numero 3459, secondo topolino che mi è arrivato di lunedì, stranamente, per questo a Bologna fa molto freddo, ma vediamolo bene insieme. Ed eccoci qui dunque a parlare di questo topolino numero 3459. Vediamo la splendida copertina di Francesco d'Ippolito e colori di Mario Perrotta, copertina che si rifà alla prima storia dell'albo, una storia della saga Topolino in giallo. Qui possiamo vedere qui il loghetto di Disneyland Paris con diciamo, la commemorazione dei 30 anni, 30° anniversario dei parchi del parco Disney. Iniziamo subito con l'anticipazione della storia Giù la maschera, Paperinik, Giorni del disonore, che uscirà il 16 marzo. Poi abbiamo Che aria tira a Topolini di Silvia Ziche. Mi sa che questo misterioso caso delle ciambelle scomparse riesco a risolverlo anch'io. Tu che ne dici? Vediamo questo topolino molto goloso. Poi vediamo una pubblicità della casa di Paperino che uscirà appunto con i prossimi topolini per 6 uscite. Avremo 4 uscite su Topolino e 2 uscite, una su Paperino numero 502 e una su Paperinik numero 64. Questa casa, ragazzi, penso di collezionarla, di riprenderla. Non ho preso il deposito, ma la casa di Paperino mi ispira moltissimo e quindi penso di prenderla. Poi abbiamo un'altra pubblicità delle Top Stories. Poi abbiamo l'editoriale di Alex Bertani che ci introduce appunto la prima storia, Misteri in campagna della serie Topolino in giallo. Poi parla della storia sul calcio di Marco Nucci, che vedremo sempre in questo numero. E poi ci anticipa appunto i giorni del disonore di Paperinik. E ci parla anche che ci sarà l'esordio di un nuovo scrittore, ovvero Giovanni Di Gregorio, sempre sul prossimo numero. E poi ci parla anche di Corrado Mastantuono che tornerà con le storie di Boom Boom Ghigno. Quindi iniziamo subito con Topolino in giallo, Misteri in campagna. Sceneggiatura di Marco Bosco e disegni di Mattia Surroz. Abbiamo i disegni di Mattia Surroz che mi sono piaciuti veramente, molto pulito come stile di disegno, mi ha colpito molto. Mentre la storia è il classico giallo made in Bosco, che è un giallo particolare dove vediamo Topolino e Minnie che vanno a trovare un'amica di Minnie nella sua fattoria in campagna. Questa sua amica si è dedicata alla coltivazione del mais, però notiamo che ci sono problemi che la riguardano per via della siccità e quindi lei è obbligata a irrigare questi suoi campi con l'acqua di un laghetto sempre di sua proprietà, utilizzando una pompa a motore che però ogni qualvolta si rompe e viene manomessa da qualcuno. Questa storia ha la particolarità di avere ben 2 colpi di scena, non vi dico quali sono ovviamente per non incorrere in spoiler, ed è una storia su 2 tempi. Qui intanto vediamo un approfondimento su Disneyland, ecco, vediamo il secondo tempo. E davvero questi 2 colpi di scena sono fatti veramente bene, ragazzi, e mi è piaciuto molto, quindi vi consiglio di leggere questa storia. È abbastanza lunga anche. Stiamo notando un ritorno delle storie a 2 tempi sullo stesso Topolino, quindi significa che la redazione del Topo hanno ascoltato, diciamo, le critiche mosse da parecchi lettori che insomma si lamentavano delle numerosissime storie appuntate presenti sullo stesso Topolino. Ovviamente anche in questo numero non mancheranno delle storie appuntate, ovvero qui abbiamo il prologo di Road to World Cup appunto sulle storie del calcio del Calisota, anche se comunque è più una storia
Sì, no, diciamo che è proprio una storia a puntata, mentre le altre, anche tipo Pillole di Pico o appunto Topolino in giallo, Miau, Cronache Feline, sono storie facenti parte di saghe però autoconclusive. Sì, l'unica storia a puntata è quella del Road to World Cup. Quindi andiamo avanti con queste Pillole di Pico, il Pi greco, sceneggiato da Marco Bosco, sempre disegnato da Giulia La Torre, anche qui disegni splendidi di Giulia La Torre. E questa storia celebra il Pi greco Day, che è il 14 marzo. Siccome il Pi greco, appunto, è una cifra che è una costante matematica, cioè un valore fisso, e il suo valore è 3,14, viene festeggiato il 14 marzo perché in America si mette prima il mese e poi il giorno. Quindi in America noi leggeremo 3,14 e quindi si festeggia il 14 marzo. Qui vediamo Pico che racconta di come è nato il Pi greco, addirittura fin dall'epoca della Mesopotamia, quando i babilonesi la calcolarono per primi. Poi, dopo molti secoli, in Sicilia Archimede di Siracusa la perfezionò e indicò appunto la costante del 3,14, perché i babilonesi usavano un'altra cifra, oppure penso che sia appunto 3,125. Insomma, una storia molto interessante che narra appunto come il Pi greco venga trovato anche in natura, no? Vedendo gli arcobaleni, le onde che si rifraggono sull'acqua quando si lancia un sasso, la pupilla, diciamo, il cerchio delle nostre pupille. Insomma, è davvero interessante, mi è piaciuta molto come storia, una storia breve. Qui abbiamo il classico approfondimento relativo sempre al Pi greco, appunto. E poi c'è la pubblicità della matematica raccontata da Topolino, che doveva uscire questa settimana, ma in realtà è stato posticipato. Andata da destinarsi o forse la settimana prossima, no, non mi ricordo. Poi abbiamo una storia di Malachia, sceneggiata e disegnata da Enrico Faccini, Gatti e Nuvole, un'altra storia breve, molto divertente, diciamo, dai. Dove vediamo Malachia che è fantastica guardando le nuvole, davvero carina. Poi abbiamo la storia che mi è piaciuta di più dell'albo, possiamo dire, quindi lo anticipo già da adesso. Paperino e i sapori in trasferta, scritta da Alessandro Sisti, il maestro Alessandro Sisti, e disegnata da Massimo Fecchi. Dove vediamo un Paperino che, ovviamente, obbligato a lavorare da zio Paperone. Al polo, praticamente al polo nord, se non sbaglio, insieme a una troupe di scienziati che effettuano carotaggi appunto per analizzare il ghiaccio. Purtroppo, visto che a tavola mangiano sempre lo stesso cibo in scatola, appunto fornito da zio Paperone, si lamentano un po' questi scienziati perché abbiamo a fianco gli scienziati di Rotterdam, che invece hanno un cuoco stellato che cucina per loro. Paperino inizia a offrire le sue doti culinarie agli scienziati, preparando lui i suoi manicaretti, che fanno davvero molto successo. Mentre gli scienziati sono molto felici di ciò, fanno un passaparola appunto sui social. E così gli altri scienziati in giro per il mondo, dipendenti di Zio Paperone, si iniziano a lamentare. E quindi a Zio Paperone viene in mente un'idea, ovvero quella di far diventare Paperino un cuoco itinerante con un aereo cargo con cucina annessa, dove Paperino viaggerà in giro per il mondo preparando le sue pietanze ai vari scienziati. Ma conoscendo la proverbiale sfiga di Paperino, le cose non andranno benissimo. E quindi vedremo che qualcosa andrà storto. Bellissimi questi disegni qua, vediamo questa bufera di neve. Non vi dico come va a finire, ma appunto leggetevi la storia che merita davvero tanto. È molto divertente, le classiche avventure dei mille lavori di Paperino. E poi vediamo l'anteprima appunto dell'ultima storia dell'albo, dedicata a Marco Nucci, come ha sceneggiato questo nuovo episodio tipo il Calisoda Summer Cup, che adesso non si chiama più così, appunto si chiama Road to World Cup, dove la squadra della 313 è stata assimilata nella nazionale giovanile del Calisoda,
la zia Paperone, e concorrerà appunto alle qualificazioni dei mondiali giovanili. Qui vediamo nel prologo il passato di Paperino, ragazzi. Paperino nella Marina. Qui vediamo questa portaerei gigantesca con campo da calcio annesso. E appunto vediamo questo ammiraglio che è un fanatico del calcio e fa rendere scivoloso il campo dai suoi marinai per poter avere un vantaggio tattico rispetto agli avversari. E qui vediamo Paperino, appunto, che anche lui fa il suo servizio in marina ed è un mozzo, cioè che pulisce la nave e chiede all'ammiraglio di poter giocare invece di fare sempre la riserva o anzi, cioè proprio l'addetto allo spazzolone. Però l'ammiraglio lo percula abbastanza. E quindi gli dice che lui non, anzi, innanzitutto lo nomina Mister Spazzolone e gli dice che una nullità come lui, quando una nullità come lui lo sorprenderà, la balena Giaguaro verrà a darci la buonasera. E quindi, visto che la balena Giaguaro non esiste, lui continuerà ad essere una nullità. Però noi vediamo che nel presente Paperino si è insomma riscattato portando il 313 a vincere la Calisota Summer Cup e quindi sarà anche l'allenatore della nazionale del Calisota, ragazzi. Qui vengono effettuati i sorteggi, non capitano bene i ragazzi del Calisota perché vanno nel girone con le squadre più forti d'America. Però zio Paperone gli dice di pensare positivo perché anche lui è partito svantaggiato partendo dalla Scozia fino all'America questa è stata la sua fortuna. E poi vediamo l'ingresso nella squadra anche di Pennino, ragazzi. Sono molto contento di questo perché Pennino è un bel personaggio. E poi chiudiamo la storia cioè chiudiamo l'albo con appunto le parole ai lettori. È un approfondimento sull'agente immobiliare più famosa d'Italia, ovvero Paola Marella, che evidentemente avrà contribuito alla creazione della casa di Paperino. Non lo so perché non l'ho letto sinceramente l'approfondimento su di lei. No, non ha contribuito, se non sbaglio, non ha contribuito anche perché dovrebbe essere opera tutto di uno degli autori di Topolino, se non mi sbaglio. Se non mi sbaglio, qui vediamo appunto l'anteprima della casa di Paperino, dove troveremo anche il sotterraneo segreto di Paperinic. Non perdete sul prossimo numero l'intervista ai due autori del progetto. Ecco, quindi il prossimo numero sapremo chi ha ideato il progetto della casa di Paperino. E poi vediamo l'ultima strip story di Tito Faraci e Lara Molinari, Archimede e Paperino che passeggiano e vediamo Archimede che non utilizza i cellulari ma utilizza le cabine telefoniche a ingrandimento istantaneo. Bel numero nel complesso, ragazzi. Mi è abbastanza piaciuto, non come quello precedente, però non possono essere tutti top i numeri di Topolino. Con questo è tutto e ci vediamo al prossimo video.